Fa tutto da sola. Il primo pensiero stupendo ha un nome, antica tenuta Santa Teresa. Qui possiamo applaudire il padrone di casa, Giampaolo Ferrari. Grazie Giampaolo. Che bel esordio, che bel debutto. È la nostra prima volta. Ieri abbiamo parlato con l'editore Massimo Casarini a Cantù delle prime volte. Sono quelle che non si scordano mai. Questa serata, secondo me, è una prima volta, cioè non secondo me, è un dato di fatto, è secondo tutti è una prima volta, nel senso che siamo per la prima volta all'antica tenuta Santa Teresa, entriamo nella nostra 10ª stagione e comunque vada, siamo in un contesto anche familiare, per cui non è la prima volta che questo contesto si ripropone a Mangia come scrivi, ma è la quinta, un po' di Eros numero 5, anteprima del Festival Nazionale della Letteratura e dell'Arte Erotica che si svolge a Zimello, ne parleremo. Anche questo è un pensiero stupendo. Il secondo pensiero stupendo della serata è il pubblico di Mangia come scrivi, un pubblico caloroso, appassionato, affezionato alla rassegna che ci segue di locale in locale, di viaggio in viaggio, anche di regione in regione, perché molti di voi vengono a trovarci talvolta in Lombardia. Abbiamo un reduce della notte folle che abbiamo vissuto ieri sera. Non facciamo ordini, ho detto primo, secondo, terzo, non ci sono ordini. Il vero pensiero stupendo della serata sono le tre autrici che vado a presentarvi. Allora ve le presento tutte e tre insieme e chiedo a loro gentilmente di alzarsi. Sara Bilotti, Charlotte Leis, Eliviana Ross, Rosalba Scaglioni, grazie, ben arrivate. L'applauso più lungo meritato, cioè noi siamo qui per voi, insomma, siamo qui un po' anche per mangiare, però sostanzialmente siamo qui per voi, ok? Allora, Mangia come scrivi, lo dice il nome, è una rassegna nella quale si gustano piatti e letteratura, dunque abbiamo pensato per voi, ha pensato per voi a un menù afrodisiaco il nostro chef, il nostro padrone di casa Giampaolo Ferrari, che anche sommelier, che dovrebbe presentare i vini, ma poi lo farà con l'ausilio di Claudio Ricci, la colonna inossidabile di Mangia come scrivi dal 2006, Claudio Ricci. Grazie per la cuore di vini. Insostituibile, insomma. E poi insieme a Giampaolo questa sera ci parlerà della cantina Cavopoli, che è la cantina che accompagna questa cena afrodisiaca. Allora dicevo, hanno pensato per noi a un menù afrodisiaco con un finger food audace, era audace secondo me al punto giusto, abbinato con un rosé, no, possiamo dire un rosé Garofoli, insomma un bollicino da Montepulciano in purezza. Da Montepulciano in purezza, ecco Claudio è sempre super preciso ed è giusto essere così quando si parla di vino, sta facendo le veci del sommelier Ferrari e fa bene, e dicevo, oltre al finger food audace e oltre ai libri che presenteremo nel corso della serata, e sono là, sono al tavolo, insomma li potete vedere, sfogliare, ma li potete anche acquistare, è una cosa bella, che fa piacere agli autori, alle autrici, perdona, sono tre, e poi sono molto felici di poterli a noi dedicare. Ecco, dicevo, oltre a questo c'è un antipasto doppio. Ci siamo, sta arrivando il cibo, ancora un minuto, se sta arrivando, se ce la facciamo. Allora, abbiamo pensato a un menù doppio, dunque un antipasto dolce, tra virgolette, e un antipasto piccante senza le virgolette. Il primo antipasto dolce me lo suggerisce Cecilia, e non ci vede perché ha dei problemi, non ha gli occhiali, ok. Allora, dopo il cocktail dell'amore, servito con audace finger food, sta per arrivare la sinuosa spallacotta di San Secondo in un tenero abbraccio di cipolle dolci, ecco la dolcezza, sul letto morbido, ben letto deve essere morbido, insomma, se, non necessariamente d'acqua, cioè non è vero, insomma, se, non il materasso d'acqua, però insomma, il letto deve essere morbido quando ci vuole, di pane fatto in casa. E questo è il primo antipasto che sta per arrivare, e la sera da un po' di Eros. Buon Eros a tutti e a dopo, grazie.